da un lavoro, taccate a casa mia, so taccate a casa, ma lei è una porcheria. Al manco di mattina sta gonfiata e pilletto, ma pa' 9 ore mi parò, dico che è il muetto. È caratterialmente un insofferente, notte dico dipende, da sempre indipendente, non sei problemi mi. Quanti che pensa e pensa solo a Teo, che pensa e ripensa te per via col Sanreo. Quanti che a sto mondo che piace il peo, al Salamanchi che piace il peo. Oh che bei gatti quando isoga, oh che bei denti di chi poga. Guarda che bei rapper de casada, oh che artisti a musica de strada. Come sveglio, me sveglio e tiro un brazo, te spico un avocado peo grasso. Na baracca con la maca sora pianta, i miei vicini no barufo mai canta. Se non ti ho senso il palco son salvatico, te sei che carico, carico, carico. Dammi il disco d'oro go a toa che baia, sono arrivato in qua pa' sentire il gruppo spaia. Comunque te saluto. Buongiorno amici del Campo Nogara, siamo insieme dal nostro amico Herman Medrano. E tutti quanti mi conosce per Hermano, tra l'altro. Per Hermano, giusto? Giusto, chi sei Campo Nogara mi conosce per il nome, vero? Ecco, di essere qua, cominciamo questa intervista, grazie di essere qua, eccellenza del Campo Nogara. E cosa ti dico? Bevo qualcosa? Mi direi proprio di sì. Ordina qualcosa a Fabio. Fabio, dopo lo seguimi. Fabio, dopo lo secchi. Dopo lo secchi, grazie. Hermano, raccontami un fiatire di te, cosa che te fai nella vita, quando che non te canti? Quando che non canto sei la maggior parte della mia vita, tra l'altro. Quindi è papà, prima di tutto, è il marito, è il lavoratore, come tante altre persone, insomma, una persona normale. E dopo che ha questo gran hobby, diciamo così, o lavoro, boh, non si sa, insomma, è di scrivere e di cantare canzoni. Ma vivo una vita abbastanza normale qua in paese, come tutti, vado a fare la spesa, vengo a fruttare, vado a un bar, porto la putea al parco. Hermano, e tue canzoni sono tanto divertenti, no? Però a volte nasconde anche un messaggio sociale, no? Come se che Hermano o Herman Medrano vede il mondo? Beh, lo vedo con gli occhi in fiera particolare di un puteo che è il suo, su un paesetto, e naturalmente è curioso, perché sono sempre stato curioso poi di domandare alla mia maestra che sta di là della strada qua, Anna Maria Cosmi, che aveva sempre qualcosa da andare a mettere il naso e sempre sta a voglia di mettere il deo sulla piaga, rompere anche le scatole. Quindi un fiaga, per questo motivo qua, un fiaga per un altro, ho sempre studiato i motivi delle robe, mi è sempre piaciuto andare a fondo delle robe. E così, quando ti hai un'idea, eccetera, ti cominci a scriverti, e a poter scrivere, ne scrivi un'altra, eccetera, poter unirsi i puntini e viene fuori anche dei pensieri e robe. Qui che una volta ieri i temi di scuola, dopo a un certo punto si è slongato e si è diventato delle canzoni. Hai detto bravo in italiano a scuola? Diciamo di sì, dai, diciamo di sì. Cosa mia è vero, ma è vero. Mi accavavo. In tutte le canzoni che te hai fatto, che sono veramente tante, me le guardare su Google proprio l'altro giorno, che ne sei una in particolare che ti piace di più oppure ti ricorda qualcosa? Beh, a me preferita se è Il Problema, che è una canzone del 2005, però che ne ho anche degli altri, insomma, però quella sono restata abbastanza legata, è una canzone abbastanza lunga e articolata, che spiega il motivo perché uno scrive e perché uno scriva bisogna che abbia delle sofferenze, diciamo così, bisogna che abbia dei problemi, diciamo, in testa che non riesce a risolvere, e quindi non che dorme neanche da notte. E questa roba qua a me sta abbastanza, diciamo, è a chiave per scrivere, cioè diciamo che ogni giorno ne sarebbe problemi da affrontare, però quando ti affronti da notte se fatica andare avanti bene. Anche se li vai prosegui intanto. Oh, arrivo. Oh, grazie. Prosecco. Dai, siamo qua alla Craste che se beviamo un prosecco. Salute vostra. Ah, però che se anche delle altre canzoni, mi sono legato tantissimo anche a un'altra Venezia, fatta con Scardi, e qua band, con i Groovy Monkeys, e tantissimo a Simisi, che è la canzone che ho fatto di recente, 2 anni fa, con Calibro. Quindi ne sarebbe tantissime, insomma, da contare. Però qua là è la prima che mi ha segnato, se ne sta sempre nel cuore. Sì. Bene. Anche una casa col cacaro, è a me canzone perché mi sono nato, sono a casa Santi Quirici, una casa col cacaro davanti, enorme, che quando era novembre faceva facciarea davanti al sede, capito? E dopo ti tappavi il troso dei campi e te andavi, e era altri cacari, ma poi davanti a casa non sa perché, era quello che non aveva più.
preso un video su Facebook che di ieri sono a scuola, no? E te cantavi sta canzone qua del Caccaro, Madonna. Sentiamo due ala di là. Senza base e senza microfono. Mi sarà la voce. Ho capito il video negativo. No, no, è bello. Beh, hermano, adesso ti che 47 anni se non sbaglio. È 49. 49? 49 e 50 a gennaio, quindi quasi i conti di altri a gennaio aspetto regaletto. Ma scusa un attimo, ma... 50. Quanto ne vendi grando? Cosa pensi di fare? Hai creato qualche progetto artistico nel cassetto? Con evento grando. Quando che evento vecchio, è grando, evento altro. Ormai vedo più possibilità. Però sì, pensavo di cambiare un fettino in strada, ecco, diciamo, sì. Ho fatto più di 30 anni fare canzoni. Magari un libro non mi dispiacerebbe. Manca qualche altra attività legata magari, non so, al vino, agli amari, ai cuori, che sa, metto in bottigliare amari. Possiamo fare il nocino. Esatto, il liquore con le nose, perché tutti fa quello con il mallo, non è diciamo col dentro della nose, ecco. Non lo fa mai nessuno. Mio hermano adesso ti ha butto là, così, ti ha butto là, sotto, no? I nostri amici del Troso, guarda che piacerebbe tanto, che magari te inventassi una piccola canzonetta, in qualche modo dentro che sei il riferimento al Troso, perché il Troso si presta a tante interpretazioni meglio di altri. Non potrei che trovarne una interessante. Potrei essere una roba bella interessante, sì. E Troso è una stradea di campagna, voglio dire. Ma c'è un percorso interiore? C'è un percorso anche dentro di te, quindi certo. È una strada a fine. È strada solitudine? È una strada che è da farla tutti a fine. Quindi se potrei lavorare su. E a trasliterazione di questa parola su una canzone sarebbe perfetta. Tra l'altro qua abbiamo una marea di bar, abbiamo fatto il Troso anche fra i bar, che è come una linea sacra fra i paesi qua, che è Vigonovo, Fossò, Camponogara, poi arrivi per Crose, per fin Campagnaluppi, e tutti i bar che te vuoi, anche quello è un Troso, è un percorso che anche la gente fa spesso, voglio dire, se puoi parlare di Trosi, Aganet, quanti che te vuoi. Grazie hermano di essere stato qui con noi oggi pomeriggio, ringraziamo anche Craste che ne ha ospità, grazie per il prosecco. Hermano, vuoi chiudere con un pensiero da lanciare ai nostri amici del Campo Nogara? Mi diria, vorrei citare una frase che non è mia, ma la uso molto spesso, vi altri a consigliare, che se sono responsabile di quello che dico, no di quello che te capisci ti, che dopo si presta anche a questa a mille interpretazioni, però insomma, se cerca sempre di spiegarsi al meglio, però se quello che te ha davanti non capisse, non che c'è niente da fare. Mi sono responsabile quello che ho detto. Certo. E capito uno. Quindi amici, siamo responsabili di quello che diciamo, ma no di quello che capisci altri. Esatto. Se dai, vediamo. Ciao. Ciao, ciao. Che l'umido che te se tacca gli ossi, Venezia vinto freddo che rodo e scartossi, Venezia dell'arte e patria del colombo, lo sa tutto il mondo lentamente va a fondo, Venezia tutti a pie o tutti in vaporetto, quasi tutti uguali, dal ricco al poaretto, Venezia giapponese, Venezia in pullman che va a fare spese, Venezia, do you speak inglese?